Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticaravan di Imola. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale. Se la presentazione di questo speciale veicolo vi dovesse piacere, mettete un like in modo tale da poter avere l'avviso appena uscirà un altro nostro nuovo filmato. Facciamo vedere un Sunlight V60 in occasione della fiera del Salone del Camper di Parma, che non sarà presente Sunlight. Noi ve lo facciamo vedere direttamente da casa. Il Vans V60 della Sunlight lo facciamo vedere nella nostra solito metodo, che è dalla testa ai piedi. Ora cominciamo con la parte centrale. Sunlight V60 della linea Vans non è un van, ma ha delle caratteristiche molto similari, e per questo Sunlight lo ha chiamato V, che sta per Vans. V60 versione Adventure Edition significa che ha una sorta di accessori già compresa nel prezzo, che lo rendono una edizione avventurosa. Bene, paraurti davanti in tinta con la meccanica, i cerchi in lega di 16 pollici. Vedete, questo veicolo è particolarmente stretto, lo riconoscete subito anche dagli specchietti retrovisori, che non sono larghi quanto gli specchietti dei veicoli di 2,30 m. Vedete, questa è la taglia più lunga. Ci troviamo con degli specchietti che sono molto aderenti al veicolo, quindi molto similari a quelli del furgone. È un veicolo che è 2,14 m nella protuberanza più larga e 2,10 m per quanto riguarda le pareti. Andiamo avanti. Vedete questo cupolino, com'è ben proporzionato, ben assemblato fra quella che è la cabina e la cellula abitativa. Pensate che questo veicolo è alto 2,74 m. Un furgonato grosso modo è 2,58 m, 2,62 m, dipende dal tipo di ammortizzatori e di meccanica. Quindi questo è ben poco più alto. Inferiore, minigonna inferiore, parete in alluminio. Le finestre sono tradizionali ed è già presente anche la luce esterna. Qui ho la possibilità di attaccare il cavo della 220 e all'interno avrò un magneto termico. Andiamo oltre. Qui c'è un bel gavoncino. Questo gavone, che è illuminato, che ha una presa a 220, ha un contenitore dove all'interno vi è la stufa combi da 4000 calorie, la struma combi gas. Questa parte è riscaldata dalla distribuzione dell'aria che vedo da quella bocchetta. Qui vedo che ho le doghe, quindi la parte sottostante del letto avrà le doghe. La parte posteriore è bellissima. La versione attuale, con questi nuovi fanali, con questi nuovi paraurti, con questi nuovi cantonali, ma è proprio bella, è proprio bella, l'hanno studiata proprio bene. Speriamo di non rompere i fanali. Il gavone è accessibile da tutte e due le parti, quindi se devo caricare dentro due biciclette, quale voglio legare, lo posso fare perché ho uno sportello apribile anche da questa parte. Questo è l'aspirazione e lo scarico del boiler dell'acqua calda, la struma combi gas. Qui dentro ci stanno due bombole del gas da 11 kg, io ce l'ho messe da 10 perché abbiamo queste. Queste sono della Bayfin, quindi sono quelle un pochettino più robuste, più bombatone, però come vedete ci stanno di misura. Due bombole del gas da 10 kg gliele abbiamo appena messe. Andiamo oltre. Qui dentro c'è la cassetta del WC, solita cassetta, estraibile. Avrò le rotelline,
avrò la possibilità di avere il trolley per poterlo portare a spasso, perché quando diventa piena. Questo qui è la maniglia per lo scarico delle acque grigie, lo scarico delle acque insaponate. Il serbatoio l'ho al centro del camper e qui inserisco questa maniglia per aprire e chiudere quella che è la valvola sfera. Adesso la lasciamo aperta. E qui di fianco avrò probabilmente il tubo di scarico, ma dopo lo vedremo meglio quando lo alzeremo sul ponte. Qui c'è la possibilità di fare il pieno dell'acqua potabile. Penso che porti 115 litri di acqua buone. Qui abbiamo il gasolio e qui abbiamo la di blu, l'urea. Andando avanti mi accorgo che è sulla meccanica Citroen, vedo che ha il cruise control, vedo che ha i comandi a volante, ha il volante in pelle, ha il cambio in pelle ed è un 6 marce. Nella parte sotto al sedile del conducente trovo il trasformatore carica batterie della Shaud, è lo stesso che utilizza Detlefs. Su questo veicolo non abbiamo preso le tendine plissettate, ma la tenda che divide quella che è la cabina una volta che uno vuole fare un po' di privato e farlo in modo veloce. Sempre il paraurti verniciato. Se voi guardate di qui, no? La carrozzeria finisce qui e la cellula abitativa finisce qui. Vedete quanto è filante? Non trasborda fuori tanto da quello che è la cabina, non è un 2,30 m. E questo fa sì che lui sia più vicino al furgone possibile. Sarà facile parcheggiarlo per la strada. È filante, consumerà un pochettino meno perché ha un buon coefficiente come CX di penetrazione. Gli specchietti non passano tanto al di fuori e quindi quando vado a prendere o a pagare l'autostrada, che di solito ci si prende sempre contro, ecco, in questo caso li avrò più raccolti. E il mezzo è pulito, filante, è proprio bello, è proprio un bel mezzo, il V60 è proprio un bel mezzo. Ed è lungo 5,95 m, quindi è un giochino di 5,95 m. Nella parte anteriore questo veicolo ha le luci DRL, in pratica l'illuminazione che mi mette in condizione quando ho il veicolo in moto, anche senza avere le luci accese, ho le luci, diciamo così, anteriori di presenza. Questo veicolo ha i cerchi in lega e ha le gomme M+S della Michelin. Nella parte anteriore, superiore a quella che è la zona giorno, c'è una bella finestra, lo skyroof, che mi dà parecchia luce all'interno del veicolo, sfruttando la luce ambiente. Siamo all'interno del veicolo, nella parte della cabina, abbiamo girato il sedile del conducente, il sedile del passeggero. Qui nella parte anteriore vediamo il comando del climatizzatore, il cambio in pelle, la presa 12 con la presa USB. Su questo veicolo è presente il descendant, è presente il bloccaggio del differenziale elettrico. Abbiamo la possibilità di inserire qui un eventuale iPad o telefono per il viaggio. Girando i sedili ci accorgiamo che qui abbiamo uno spazio esagerato. Questo spazio occupa 5 persone a tavola. C'è già la possibilità qui di mettere la prolunga del tavolo, che è già di corredo su questo veicolo. Abbiamo su questo mezzo volutamente scelto il veicolo con il quinto posto a sedere, non omologato, mi raccomando, quinto posto a sedere, perché in questo modo riusciamo ad avere anche un letto trasversale.
se venisse ordinato in modo standard, avrebbe qui un armadio. Una volta che questo tavolo si abbassa e questa cassapanca si allarga, con un cuscino che è già di dotazione, può dormire un adulto nella parte anteriore. Bene, qui abbiamo uno skyroof che ci aiuta ad avere un po' di illuminazione interna. Abbiamo un oblò che è 50x70 e che anche questo ci aiuta sia per l'aria sia per l'illuminazione. Tutte le luci qui dentro sono a LED, quindi non ho delle lampadine tradizionali o a neon, sono tutte quante a LED. Altra cosa, se ho dei bimbi che voglio farli sedere nella parte di dietro, ho anche l'attacco ISOFIX, oltre che alla seduta con la cintura di sicurezza tradizionale. È un mezzo molto piccolo, ma la zona davanti è più grande di tanti veicoli da 7,50 m. Proprio è, hanno dato parecchia priorità quando hanno studiato sto mezzo qui, hanno detto: a parte davanti, se vuoi ospitare qualcheduno ti diamo il posto per ospitarlo, poi ognuno dopo ritorna nel suo posto. Quando ti vuoi andare a letto oppure durante una tappa di trasferimento ti vuoi fermare a fare pranzo oppure a fare un palughino, non hai bisogno di farti vedere da fuori, tiri questa tendina e in 02 ti sei fatto la tua parte privacy. Nella parte qui sulla destra vedo che ci sono le prese USB, addirittura doppie. La capacità di carico di questi pensili, a differenza di quelli che possono essere i furgoni, è molto molto ampia. Nella versione Adventure Edition c'è anche la predisposizione dell'impianto solare, dei cavetti per poter installare il pannello solare, ed è già di corredo. Gli ammortizzatori nelle cerniere sono già di data, in modo tale che quando tu chiudi non faccia tanto rumore e anche il tuo vicino ne è contento. Bene. Cos'altro c'è? Nella parte sotto trova posto un serbatoio da 115 litri circa di acqua potabile. Nella parte anteriore, dove c'è la cassapanca piccolina, ospita l'allargamento della seduta per poter ampliare quello che è il letto, il terzo letto. E nella parte laterale c'è la possibilità di poter mettere dentro oggetti tipo scarpe, cose di questo genere, sempre nella medesima cassapanca. Sotto al tavolo trova posto una presa a 220 volt. Ora togliamo il cuscino seduta. Qui abbiamo il serbatoio dell'acqua potabile. Questo qui è la valvola di scarico per il serbatoio dell'acqua buone. Attacco con le doppie cinture di sicurezza e attacco ISOFIX nella parte inferiore. Questo è la dinette piccolina. Allora, nella parte dove c'è la panchetta piccola c'è un pensile portaoggetti. Per quanto riguarda a giorno, ci sono dei portaoggetti anche nel cupolino anteriore, piccolino perché non è molto pronunciato, è esteticamente piacevole però non è esagerato dal punto di vista di capienza, ma hanno sfruttato ogni spazio. Anche qui le cerniere sono ammortizzate in modo tale da far poco rumore in chiusura, vediamo che si chiudono in autonomia. Dove c'è la panchetta liberiamo subito uno spazio, così riusciamo a fare vedere che con questo optional noi possiamo allargare la panca in modo tale che il tavolo arriverà qui in contrasto e quindi riesco a fare il terzo letto. Questo è un'opzione da chiedere. Di fianco ho la possibilità di metterci scarpe o quant'altro. Tutti gli spazi, quando vengono sfruttati, è un bel lavoro. Per quanto riguarda la cucina
è un due fuochi, è già sufficiente perché non c'hai bisogno di avere chissà quante pentole sul fuoco. Il miscelatore è sempre un miscelatore con il micro interruttore all'interno. L'accensione in questo caso è piezo. Il piano di lavoro c'è lo stesso, non è esagerato, però c'è un bel piano. Il frigorifero è un frigorifero a trivalente, funziona a 12, funziona a 220 e funziona a gas. Da questa parte ho il cassetto delle posate già con la distribuzione, lo spazio per la distribuzione. Da questa parte invece, nella parte sotto, c'ho lo spazio per mettere degli oggetti nel primo vano, un po' nel secondo vano e oppure il bidone del rusco, così ci posso mettere il pattume. Veniamo nella parte della camera da letto. Qui la testa è prevista per stare nella parte sinistra e nella parte sinistra c'è un piano a giorno dove te sopra gli puoi mettere le chiavi, gli puoi mettere il portafogli, gli puoi mettere il telefono. Nella parte posteriore invece sono pensili portoggetti. Solleviamo un po', qui vediamo la scaletta che è stata collocata per il trasporto. Qui sotto, nella parte sotto, abbiamo un armadio che è veramente capiente. Facciamo così, così si riesce a vedere bene. Togliamo anche questa scaletta, così riusciamo a vedere bene. La rete di protezione, se ci mettiamo dei bambini, ce l'abbiamo già di corredo, ma volevo farvi vedere lo spazio. Nella parte posteriore c'è questo piano, questo tubolare, dove ci puoi attaccare le croci. Nella parte bassa c'è la prolunga della tavola e posto per mettere la biancheria piegata, e lì ci sta la roba appesa. Ma non è finito, perché se te guardi sulla parte destra oppure sulla parte sinistra in direzione di marcia, vedi quanto spazio che ho da questa parte? Quindi ho la possibilità di mettere le lenzuola di scorta, il sacco a pelo, insomma tutto quello che mi interessa per avere una cosa che non uso magari non tutti i giorni. Il bagno è un bagno vario, vuol dire che io nello stesso vano avrò la doccia e avrò il lavandino. Bene. Non c'è la tenda, perché la tenda in questo modello non è stata prevista, perché tutta la parte è in PVC, tutta la parte attaccata alla parete è in PVC, e te quando vai in bagno, allora facciamo vedere la doccia. La doccia te ce l'hai in questo modo. Allora, questo è un optional, è una parte in legno che serve per non rovinare il piatto doccia. Hai il miscelatore con la sua doccina e hai l'oblò di sopra per mandarvi il vapore. Quando te ti vai a fare la doccia, questa, una volta chiusa la porta, ti rimane questa fessura che l'acqua potrebbe andare ad infiltrarsi. Allora viene questo pannello, si muove, una volta che la porta è chiusa, riesco a tenerlo in questo modo, così l'acqua che arriverà scenderà direttamente nella doccia. E è un sistema che Detlefs ha fatto già su altri veicoli e anche Sunlight. Si chiama bagno vario, è un po' una caratteristica dei mezzi piccolini, perché così te, in una misura che non è esagerata, c'hai sia il bagno sia la doccia. Trasformiamolo in bagno normale. Nel bagno normale ho il lavandino, il miscelatore, un vano chiuso da uno sportello, un vano a giorno, e qui di posto te ci puoi mettere anche uno di 200 kg, perché qui il posto c'è, il posto ce l'hai, ci stai bene. Per quanto riguarda la parte attorno all'oblò, c'è anche un particolare appendino dove gli puoi mettere delle croci con l'accappatoio, l'asciugamano, insomma, in modo tale che si possa asciugare durante la notte.
Gli attaccapanni sono esterni, ma sono anche interni al bagno. Insomma, piccolo, ma non gli manca niente. Diceva quello, ci manca la parola. Siamo sulla testa del V60, del Sunlight V60. Vediamo che c'è un bel raccordo fra la cabina e il cupolino. Altrettanto bello il raccordo fatto bene fra il cupolino e il tetto. Vediamo nella parte alta, quindi nella testa, che c'è un oblò 70x50, c'è un oblò del bagno che è un 32x32 e poi c'è un oblò 40x40. Di spazio qui ce n'è abbastanza se uno volesse montare un pannello solare, se uno volesse montare un'antenna TV, oppure vedi, in questo spazio così lungo uno potrebbe mettere anche un portatutto e applicarci sopra delle barre per le canoe. Vedi, su questa parte qui lo puoi eventualmente fare. C'è un bello spazio, anche se il veicolo appunto è solo 5 metri e 95 centimetri. Ecco la testa. Ecco qua. Siamo sotto al V60, meccanica Citroen, 140 cavalli, 2.2. Vediamo qui sotto che c'è il radiatore dell'intercooler, qua le ventole di raffreddamento, il filtro dell'olio, questo qui è il compressore dell'idroguida, il compressore dell'aria condizionata, questo qui è il compressore dell'aria condizionata. Andiamo avanti, questa qui è la coppa dell'olio, i semiassi che arrivano dal cambio fino al mozzo. Qui vediamo la pinza dei freni che contiene le pastiglie dei freni, il disco dei freni che vediamo che è un autoventilante, lo vedo perché c'ha i buchi a metà fra il disco interno e il disco esterno e serve per il raffreddamento. Andiamo avanti. Qui vediamo dove viene collocata la batteria dell'avviamento. Ci si arriva da sotto ai piedi quando te stai guidando e questo è il contenitore che l'accoglie. Questo è il serbatoio del carburante. Questo invece è il serbatoio dell'AdBlue, dell'urea. La marmitta di scarico, il silenziatore, un altro silenziatore. Andiamo avanti. Questo qui è lo scarico del serbatoio dell'acqua potabile. Quando devo scaricare il serbatoio dell'acqua potabile, scarico direttamente per terra. Andiamo avanti. Questo qui è il serbatoio delle acque grigie con i suoi tappi per poter ispezionare o fare le pulizie. L'asta telecomando per la valvola di scarico del serbatoio delle acque grigie, il tubo di scarico con la direzione verso il basso. Andiamo avanti. Le balestre, il retrotreno. Vediamo qua che ci sono i tamponi dove arriva ad appoggiare la balestra nel momento che magari viene caricato il peso laterale. Vedo, questi sono i tamponi, questo è dove si appoggiano. Vedo che anche qui di dietro ho i freni a disco e vedo le pastiglie dei freni. Questa è una barra stabilizzatrice. Sulla parte posteriore ho una barra stabilizzatrice. Andiamo avanti. Qui quasi quasi ci riesce a stare anche una ruota di scorta. Così a occhio, se uno volesse montare una ruota di scorta, forse ci sta. Bisogna vedere se il tubo di scarico del lavandino è in mezzo, ma potrebbe starci. Via, al 51% ci sta una ruota di scorta. Questo qui è un filtro. Questo è un filtro, è un sifone dove te quando sei in viaggio
Allora, scarico l'acqua del lavandino. Il lavandino viene giù l'acqua qui. Questo fa da sifoncino, significa che quando tu sei fermo rimane un po' di acqua e l'odore non torna indietro. Appena però tu ti muovi, dopo uno o due frenate, questo sifoncino si svuota e quindi può venire su un po' di cattivo odore. Lo senti d'estate. A quel punto, puoi mettere del prodotto all'interno del serbatoio, si consiglia di metterlo nel mese di luglio e di agosto, quando è caldo sul serio, che ti fa da antifermentativo in pratica del serbatoio delle acque insaponate e lo mettiamo sempre nei noleggi, lo diamo dietro nei noleggi in modo tale che così non sentano cattivo odore. Quando te senti cattivo odore d'estate è difficile che sia il gabinetto, è quasi sempre il serbatoio delle acque grigie e c'è il suo prodotto. Questo sifoncino fa da sifone, ma fa anche da filtro. Se te ti va giù un po' di sporcizia, qualche chicco d'uva, eccetera, eccetera, te arrivi qui, sviti questo tappino qui. Ci sarà forse un po' d'acqua, ecco fatto, tanto è acqua pulita, il camper è nuovo, lo pulisci, questo è dove si deposita, questo è il sifoncino e poi dopo gli torni a mettere il tuo tappino e buonanotte. Bene, andiamo avanti. Qui c'è un telaietto attaccato al telaio originale che sorregge il peso della parte sotto del gavone portoggetti. Questo è un compensato marino. Anche Detlefs utilizza lo stesso compensato in alcuni suoi veicoli. Bene, vi abbiamo fatto vedere questo bel V60 della serie Piccolo e Bello, 5,95 m x 2,14 di larghezza. E ricordatevi, siamo in pronta consegna su questo veicolo. Bene, se volete iscrivervi al nostro canale, avrete la possibilità di avere l'avviso per l'arrivo delle novità e da settembre in poi ne avremo veramente tante di novità, proprio tante. Quindi iscrivetevi, mettete like se il filmato vi è piaciuto e ricordatevi che Piccolo è comunque bello. Ciao da Luigi della ditta Nauticara Van Dimora. Ciao ciao.